Alessandro De Marchi è qui col cavolo che ha abbandonato il Giro d'Italia, giusto? Facciamo gli scongiuri. Giornata... Sei qui. La giornata non è ideale, però per te va bene tutto. Sì, va bene tutto. Ieri è stata una giornata fake news, mettiamola così. Eh sì, c'è stata una bella fake news. Vabbè, si sbaglia, no? Dei colleghi molto bravi, generalmente bravissimi, che fanno il resoconto del live e ti hanno dato per ritirato ed è stato annunciato da tutte le televisioni. Come un caso nazionale, no, è un esempio di come le informazioni possono a volte, insomma, farci andare in confusione, no? Quando sono errate, non sono magari sicure, però sono cose che possono capitare. Che, diciamolo, sono cose anche umane. Io, per esempio, essendo un tuo grande stimatore dalla prima ora, c'ero rimasto male. Infatti sono andato dal collega Antonio Simeoli e ho detto, ma si è ritirato Alessandro? E lui, anche lui, subito si è attivato. Ma a casa, tua moglie, che ti conosce molto bene, si è un po' preoccupata. No, in effetti conoscendo si è messo... che tu per farti fermare ce ne vuole. Si è messo in moto un po' un meccanismo, insomma, di gente, insomma, che si è giustamente preoccupata, mia moglie sicuramente in primis. Però ripeto, questo è appunto un esempio di come dovremmo gestire bene le informazioni, no? Perché si scatena davvero una serie di cose incontrollabili, di equivoci. Però insomma. Senti Alessandro, un'ultima battuta, com'è il tuo giro? Cosa ti aspetti per queste ultime giornate? Il mio giro è buono, è positivo, io sono sereno, sto performando molto, molto bene, nonostante magari da fuori non si possa notare tutto questo, ma io sono molto sereno, quindi abbiamo ancora un paio di cose da sistemare, da invitare Pippo e onorare soprattutto la tappa di domani in casa e poi ci godiamo l'arrivo. Senti, il marziano è davvero un marziano? Mi pare scontato rispondere di sì. Grazie Alessandro. A voi.